Signore e signori, buonasera e benvenuti all'ottava puntata di Assist, trasmissione ufficiale dell'Esperia Viareggio, che potete guardare e rivedere quando meglio credete collegandovi al nuovo sito della società bianconera www.esperiaviareggio.it. La scorsa settimana insieme a noi, secondo me, uno dei più forti difensori della Lega Pro, Sergio Canesalini, e l'amico e giornalista Simone Perotti. In questa puntata, con gli ospiti che tra pochissimo vi presenteremo, andremo ad analizzare la netta sconfitta dei bianconeri a Perugia, ma parleremo anche dell'evento storico, quello della scorsa settimana, quando il Viareggio, vincendo a Cremona, è arrivato alle semifinali di Coppa Italia. E poi cominceremo ad analizzare la prossima sfida di campionato, quella di domenica prossima in casa allo Stadio dei Pini contro il Barletta. Come ormai sapete, in questa stagione presidente Stefano Dinelli, l'Esperia Viareggio tutta e la World SRL, esclusivista di pubblicità e marketing per il servizio bianconero, hanno creato una radio e una TV web di cui questa trasmissione fa parte, insieme a tante altre iniziative che scopriremo anche nel corso di questa puntata. Un ultimo grazie all'Hotel Eden, Viale Manin 27 a Viareggio, e al suo proprietario, il signor Carli, che ci ospitano in questa gradevole saletta da dove viene trasmesso Assist. Assist che da questa settimana si sposta dal mercoledì al giovedì per dei motivi tecnici interni alla nostra redazione, ma comunque continua come tutte le settimane Assist. È il momento di presentare i nostri ospiti. Il primo è uno dei giovani più promettenti della rosa bianconera, attaccante scuola Atalanta, è il bomber Simone Magnali. Buonasera. E poi un amico, un giornalista sportivo preparatissimo, lavora per Gazzetta Today, tutto Lega Pro, Radio Sportiva, la Nostalgia, nostro inviato a Gubbio e a Perugia. E anche a Perugia, quindi tutte e due trasferte umbre. Per noi, Gabriele Noli. Buonasera, ha portato benissimo, giù su due le sconfitte. Lascia perdere quello, va bene, lasciamo perdere comunque. Buonasera a tutti. È stata sfortuna quello. E poi il terzo ospite, il nostro commentatore tecnico nelle sintesi in casa, il tifoso per eccellenza, non perde una partita di Viareggio da anni, e ha avuto anche un buon passato come attaccante del calcio dilettantistico, Maurizio Meri. Buonasera. Adesso ci fermiamo un attimo per i nostri spot e torniamo subito con voi. Clicca domusbet.it, il nuovo portale delle scommesse online, per giocare ovunque. Attiva subito la Domus Card con 10 euro di ricarica, 10 euro in omaggio. Domusbet.it, giocare facile come un click. Gioca responsabilmente, il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Siete pronti per il divertimento? Benvenuti nella fabbrica di Cuccione! Cucciolone, la merenda divertente. Siamo tornati in studio e partiamo dai risultati della 13esima giornata della prima divisione, girone B della Lega Pro. Andria Avellino 0-2, Barletta Carrarese 2-2, Catanzaro Sorrento 1-0, Frosinone Paganese 2-2, Latina Gubbio 2-0, Nocerina Benevento 3-2, Pisa Prato 1-1 e Perugia Esperia Viareggio 4-1. I gol in vantaggio gli Umbri al 40esimo con Ciofani, poi Politano al 50esimo raddoppio ancora per gli Umbri, il Tris di Moscati al 58esimo, poi il poker di Cioffa nell'80esimo, il Viareggio accorcia le distanze all'87esimo con Sorbo, poi nel finale il Viareggio sbaglia anche un rigore con Calamai. Classifica: Pisa e Latina 24, Avellino 23, Frosinone 22, Gubbio 21, Paganese e Nocerina 20, Prato 19, Perugia 18, Esperia Viareggio 17, Benevento e Catanzaro 15, Andria 13, Barletta, Sorrento e Carrarese 7 punti, Andria 2 punti di penalizzazione, Latina, Frosinone e Perugia 1 punto di penalizzazione. Prima di vedere la sintesi di Perugia e Esperia Viareggio, vorrei subito coinvolgere Gabriele per un'analisi su questa 13esima giornata e la nuova classifica che si è andata a creare. Escluso il Viareggio, che poi ne parleremo dopo, visto che eri anche il nostro inviato. È un campionato che dà possibilità a tutti, perché il Pisa comunque rimane in vetta, però è il secondo stop di fila, c'è anche quello con il Prato, è andato Prato in vantaggio, il Pisa pareggia, non ne approfitta il Frosinone, il Latina invece vince uno degli scontri diretti per l'alta classifica, 2-0 con il Gubbio. È un campionato sicuramente interessante, chiaramente ci sono sempre dei risultati un po'
un po' sorpresa, se vogliamo, anche quello del Perugia che batte il Viareggio, poi al di là del, appunto, della frenata del Pisa. C'è questa Cagliarese che rimonta 2-2 a Barletta, Barletta avanti 2-0, la Cagliarese fa dei passi in avanti, non vince però almeno non perde, insomma, sono comunque punti che fanno morale da Avellino rispetto ai pronostici passanti, quindi okay. Si colloca anche su nelle zone molto alte in classifica, e la Nocerina fa del fattore in campo, insomma, il suo punto di forza, vince la terza gara di fila dopo quelle con Avellino e Viareggio, batte anche il Benevento, un Benevento inguaiato nelle zone bassissime di classifica, insomma, un po' deludente sino ad ora la stagione dei Sanniti. C'è anche questo Catanzaro che vince uno scontro, diciamo così, della bassa classifica e batte 1-0 il Sorrento, tra l'altro ci sono tre squadre all'ultimo posto, quindi insomma è chiaro che si arriva al giro di boa prima della rivoluzione di gennaio, dove metà delle squadre cambierà completamente connotati, però si comincia a capire la fisionomia del campionato, per chi può puntare le zone altissime della classifica, chi ancora deve trovare la sua dimensione e chi invece lotterà sino all'ultimo per non affossare nei play-out o ancora peggio volare diritto giù in seconda divisione. Grazie Gabriele, è il momento della sintesi di Perugia e Spezia Viareggio 4-1, un Viareggio che forse, come ha detto Gabriele, ha giocato la peggiore partita della stagione, il Perugia ne ha subito approfittato. Guardiamoci la sintesi, il commento è di Gabriele Noli. Viareggio che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla postazione di cui stiamo parlando, maglia bianconera, calzoncini, calzettoni neri, Perugia invece in maglia rossa, calzoncini bianchi, calzettoni rossi da destra a sinistra. Dicevamo Viareggio 3-5-2, Gazzoli tra i pali, Carnesalini, La Morte e Sorbo dietro, Peverelli a destra, Aned a sinistra, Fiale nell'inedito ruolo di regista, lo aveva già fatto anche contro il Pisa domenica, Pizza che torna titolare, Calamai di punta, Giovinco De Vera con Magnaghi in panchina assieme a Furlani. Intanto comincia la partita, ha battuto il Viareggio con la sciabolata di La Morte. Seguiamo prima questo calcio di punizione a due per il Perugia, la battuta a rientrare, il pallone sul primo palo, il colpo di testa da parte di Ciofani, il pallone che termina sul fondo, e allora è Fiale che lascia il pallone a Pizza, lo va ad allargare adesso sulla zona di Calamai, Calamai prova a rientrare, fa fuori un avversario, bella l'idea di Calamai che va a servire De Vena sulla verticale, c'è Russo su di lui, vediamo cosa fa De Vena con il pallone, non c'è nessuno ad aiutarlo, De Vena uno contro uno riesce a sgusciare, viene via il cross basso, il pallone che filtra, Pizza destro, il pallone sul fondo, adesso il pallone subito a cercare Esposito, il cross sul secondo palo, Gazzoli sbaraccia, non benissimo, arriva a rimorchio Moscati, Fiale adesso vediamo che prova a ripostare, perde un brutto pallone, Fiale viene aggredito, queste cose non devono essere fatte, Fabinho, il pallone per Politano a campo, Politano prova, bravissimo Peverelli, azione Moscati, va ad alleggerire per Esposito, Fabinho uno contro uno con Sorbo, c'è la chiusura adesso ancora parte del Viareggio, Pizza subisce una carica, tutto regolare secondo l'arbitro, adesso è ancora il Perugia che prova a venire, viene beccato Ciofani nel corridoio, vediamo cosa fa, tenta direttamente il sinistro con la palla che finisce sull'esterno della rete al minuto 21, molto bravo in questo caso nell'allontanare il pallone, adesso ancora con Anania, il cross in mezzo, il pallone che resta lì, è stato bravo Aneda nel chiuderlo, Anania torna sui suoi passi, non c'è nessuno a dargli una mano, si trattava di Fabinho in realtà, Fabinho adesso prova sul secondo palo, Ciofani sbaglia tutto, purtroppo non è la prima volta che succede questa situazione di uno contro uno molto molto pericoloso, adesso ancora questo pallone in avanti, rischia un pochino Caccioli, comunque bravo nella leggerezza per Anania, c'è Esposito che gli si fa incontro, Anania invece torna sull'esterno, Fabinho ancora uno contro uno con Nedda, vediamo cosa fa, Fabinho mette in mezzo Peverelli, si dimentica di Politano, Gazzoli, questa è una grandissima parata, prendendo con Peverelli, credo è un cuoco davvero Simone imbestialito a livello fisico, comunque Ciofani non mi sembrava avesse fatto fallo su Sorbo, c'è il pallone adesso splendido per De Vena, vediamo, rientra sul sinistro De Vena, prova la conclusione, viene ancora smorzata. Sì, due brevissime annotazioni, mi sembra che il centrocampista Esposito del Perugia abbia molto spazio per cercare di servire gli altri compagni, tanto De Vena prova, grazie al nostro relepore Moscati, va a Politano a cercare Politano, attualmente noi lo coinvolgiamo anche più tardi, Politano torna ancora dentro, Ciofani, rete, vantaggio del Perugia al minuto 40, c'è stato il cross di Politano, Ciofani zampata, ha anticipato tutti, ha battuto Gazzoli, va ad esultare sotto la gradinata. Il vantaggio era nell'aria da diverso tempo, Simone, e alla fine, se vogliamo, è anche meritato, perché davvero il Viareggio stava soffrendo troppo. Speriamo ovviamente che il Viareggio non si disunisca, ma che anzi reagisca immediatamente.
Seguiamo questo calcio di punizione, c'è il raddoppio della Barletta intanto con la Carrarese. Peverelli tocca per Giovinco, vediamo cosa fa Giovinco, traversone, colpo di testa tentato, l'arbitro non concede il recupero. Dopo 12 secondi il primo tempo si conclude, Perugia 1 Viareggio 0. Largo a destra c'è Moscati che va a ricevere uno contro uno, ancora situazione con il pallone in mezzo, pallone ancora lì, Peverelli clamoroso, rischia l'autogol, Gazzoli compie un autentico miracolo, poi sulla ribattuta il Perugia non sfrutta la situazione. E poi il Perugia stava per cercare di ribadire in gol, intanto scusami, ancora Politano entra in area, salta Carrese da sinistra di Politano, il pallone sul fondo, Esposito anticipa benissimo Sandrini, ha un po' di campo davanti a sé, Esposito c'è, cioè completamente Politano solo, se lo dimentica niente, Politano può andare in porta, Politano uno contro uno, Politano destro largo, ha chiuso troppo l'angolo. Sì, una disposizione assolutamente inedita, anche perché non mi pare che non si sia quasi mai visto sulla Gubbio nel finale. Intanto scusami, Ciofani Gazzoli, Politano, rete 2-0 Perugia al minuto 10 del secondo tempo, Politano, Ciofani è andato a battere a rete, Gazzoli ha respinto come ha potuto, ma non ha potuto nulla con Politano che si è trovato il pallone lì e di testa lo ha appoggiato in rete, 2-0 Perugia al minuto 10 del secondo tempo, Ciofani conclusione bassa, Gazzoli chiude, intanto adesso ancora il Perugia, Fabinho in area, Fabinho c'è l'autostrada, dentro, 3-0 Perugia, Moscati è arrivato praticamente a rimorchio, Moscati è di piatto con un'autostrada davanti a sé, ha battuto Gazzoli al minuto 12, Perugia 3 Viareggio 0. Stavamo commentando il 2-0 di Ciofani, tra l'altro c'è anche un'ammonizione, 24 sul cronometro, Perugia 3 Viareggio 0. Recupera il pallone adesso il Viareggio con De Vena, Calamai, Veronica, splendido il numero fallo, sempre 3-0 per il Perugia, Giovinco su punizione destro, la parata di Koprivets, Gazzoli, Sorbo, sono praticamente 35 minuti di gioco, sbaglia Calamai anche lui non ci sta capendo più niente quasi, ecco il 4-0 Ciofani, il pallone in verticale, splendida la penetrazione e Ciofani con il collo praticamente in diagonale colpisce lui al minuto 36 Perugia 4 Viareggio 0. Contro Carnesalini, sciabolata in avanti a cercare De Vena, colpo di testa di De Vena, controlla in qualche modo il pallone, lo protegge, non sa a chi dare la sfera, si affida a Calamai, qualche dribbling, Calamai prova ad incunearsi, si complica un po' la vita, va a cercare la sponda per Giovinco che subisce una carica, sono conti che chiaramente faremo poi in serie di commento. Giovinco sul secondo palo, colpo di testa, gol 4-1 Sorbo, dovrebbe essere stato Sorbo ad andare in gol al minuto 42, soltanto su palla inattiva il Viareggio ha dato un segnale di risveglio, calcio di punizione di Giovinco, inzuccata di Sorbo, secondo gol in campionato per lui, tempo per un'ultima azione, probabilmente i tifosi già invocano il triplice fischio che arriverà a momenti, la rimessa battuta da Pizza, traccheggia ancora un attimo, Giovinco chiama ancora il Re Leone al traversone, il pallone dentro, Russo giganteggia il Caccioli, poi il pallone che resta lì, calcio di rigore, Calamai? Mi sembra Calamai sul dischetto del rigore, comunque andiamo a vedere l'esecuzione di Calamai, destro e la parata di Koprivets, è una giornata trionfale per il Perugia da dimenticare per il Viareggio, secondo rigore sbagliato da Calamai, ha sbagliato il rigore, se lo è fatto parare da Koprivets, è finale al Curi di Perugia 4-1. Siamo tornati in studio e vi ricordo che tutte le sintesi delle partite di campionato del Viareggio potete rivederle quando volete collegandovi al sito www.espediaviareggio.it, poi categoria media e sottocategoria video gallery. Simone, è andata davvero male domenica, il Viareggio forse ha proprio sbagliato partita. Sì, diciamo che siamo entrati, diciamo, con una mentalità
mentalità sbagliata, nel senso che non siamo riusciti a imporre il nostro gioco e di conseguenza se il Viareggio non impone il proprio gioco fa fatica con chiunque si presenti. Penso che ci siano stati dei problemi soprattutto tipo a livello mentale, che è quello che fa la differenza a certi livelli, e con il passare dei minuti diciamo siamo affondati piano piano. E la cosa che dispiace di più è che si veniva da un buon periodo in cui sono arrivati risultati buoni e magari si poteva raccogliere più punti, però ormai sono punti che nessuno ci restituirà, ha detto il mister, quindi adesso pensiamo a dimenticare Perugia e a concentrarci sulla partita col Barletta. Gabriele, te hai laggiù fatto la sintesi per noi, era anche un freddo pauroso, raccontaci un po' com'è stato questo Viareggio. Non è stato un Viareggio all'altezza della situazione, non è stato un Viareggio meritevole di quello che aveva giocato tutte le partite di campionato o quasi sino ad ora. Remissivo, non messo bene rispetto al Perugia, almeno all'inizio fino a 15-20 minuti aveva anche retto, perché diciamo la partita era abbastanza equilibrata. Il problema è che il Viareggio è arrivato in porta soltanto attraverso tiri sporadici da lontano, a parte un'azione con Pizza, poi comunque ci ha provato Calamai alto, Bevena, comunque occasione in cui praticamente veniva gettata la palla da dietro, Perugia un pochino schiacciato dietro, il Viareggio aveva un pochino di campo che poi non ha sfruttato, Giovinco e Bevena non sono mai andati in uno contro uno, e piano piano Perugia è salito di tono, l'ha vinta in due mosse la partita, uno con la totale libertà di esposito e regia, e con Politano che ha fatto la differenza. Il gioco del Perugia è molto elementare, 4-3-3 con questo esposito in regia che smista palloni dovunque, due mediani che accompagnano, Ciofani che fa il terminale e Famini e Politano che dagli esterni puntano e vanno e fanno scacelli. Famini è stato contenuto abbastanza bene da Peverelli e Carnesalini, Politano invece ha fatto davvero il carnevale, come si dice a Viareggio, nessuno è andato mai a raddoppiarlo, si è trovato costantemente in una situazione favorevole di uno contro uno, e chiaro poi Viareggio aveva avuto già due o tre avvisaglie, perché Politano si è divorato un gol in tuffo clamoroso, Giovane, altro colpo di testa, poi al quarantesimo è arrivato il gol 1-0 che è stato meritato, anzi è arrivato forse troppo tardi per l'inizio della partita. Ci sono stati quei tre minuti di totale sbandamento tra il decimo e il dodicesimo, dove togliendo Anedda, inserendo Magnaghi, si è passata la difesa a 4, presi due gol, tolto la morte dentro Consolo, tornata la difesa a 3, lì la partita ormai era compromessa, però inserendo anche Sandrini al posto di Fiale all'intervallo, però insomma non c'era proprio stato il cambio di passo nel secondo tempo, non c'era stato alcun miglioramento. E la partita insomma poi l'ha fatta il Perugia, fermo il salto che quello che ha detto poi pochi è stato giusto, cioè il Perugia ha fatto il suo, niente di eccezionale a parte Politano Esposito, è il Viareggio che ha giocato effettivamente al di sotto delle sue possibilità, perché se te non vai a marcare Esposito non gli vai a impedire di ragionare, cioè, lui fa quello che vuole, se te non vai a dubbiare Politano che lui scatta tutti perché ha una qualità che è superiore al livello, te soffri, perché anche individualmente il Viareggio non è che abbia fatto sfracello, non c'è un giocatore a cui addossare tutte le colpe, perché fondamentalmente sono state più mancanze di reparto, perché per Sergio secondo me Carnesini ha fatto una partita più che sufficiente, solo che è stato sufficiente, per Verelli a parte qualche frangente tutto sommato se l'è cavata, Anedda che esordiva in campionato si è trovato in fondo Politano e comunque ha contenuto il suo, Pizza è stato sufficiente nonostante abbia giocato esterno per mezz'ora, gli attaccanti, Magliani è entrato giustamente in un momento in cui ha potuto fare ben poco, la partita ormai era andata, è stata una domenica sicuramente negativa da prendere e portare a casa e pensare subito a Barletta, fermo restando che la squadra deve fare tesoro di questa partita per non ripeterla più, perché è chiaro che con questa partita, con questo atteggiamento vai ben poco lontano, fermo restando che comunque di base l'errore sta, poi l'errore sta. Non c'è Maltese, Fiale deve giocare in difesa, cioè Fiale è la base della difesa, se lo togli e chiaramente lo vai a snaturare in un ruolo che non è il suo, perché anche pezzo 3-4 palloni che non perderebbe mai, è invece fuori d'acqua in quel momento lì, è chiaro che le colpe non sono sue, è un po' snaturato in quella posizione, tutte queste con caso e poi spiegano una disfatta comunque meritata, perché il Viareggio davvero non è stato all'altezza della situazione. Maurizio, te il Viareggio lo vedi da anni in casa e fuori, abbiamo proprio sbagliato l'approccio a questa partita. Sì, abbiamo sbagliato l'approccio da spettatore, mi sembrava di rivedere il Viareggio degli anni passati, prima di Covid. Secondo me abbiamo perso il centrocampo,
se non si prendeva si riusciva a essere più attenti gli ultimi minuti e se era andati, si poteva essere andati sullo 0-0 il primo tempo, intervallo. Forse era diverso, perché sì, loro hanno cominciato piano piano a prendere campo, noi abbiamo perso un po' il centrocampo, noi purtroppo ci manca il sostituto di Maltese. Noi se manca Maltese non abbiamo un regista e quindi devi giocare di contenimento, perché poi appunto, come diceva anche loro due, il Perugia non è che mi abbia fatto un'impressione, è che è andato aumentando, siamo stati più noi che siamo sembrati fuori di testa, capito? Perché loro, sì, ecco, c'era questo 4 che Esposito che aveva troppa libertà, però forse non c'era neanche l'uomo giusto per controbatterlo. Secondo me Fiale si è trovato un po' più in difficoltà che della partita col Pisa, ha sbagliato qualche palla di più, ma cioè, non è che gli devi dare imputargli degli errori, cioè non è un centrocampista, e quindi forse io ho notato una cosa, che da quando abbiamo cominciato un po' a sfalzare la difesa, che è cominciato da Gubbio, a Gubbio perso a Nocera e perso a Perugia. È importante non perdere punti in casa, però fra parentesi possiamo sempre girare il girone di ritorno al girone di andata con 20 punti, che no, sono tantissimi, 4 partite in meno che ci sono dovrebbe essere la salvezza sicura. Però siccome ci siamo abituati male a vedere Viareggio, secondo me Viareggio deve, siccome tutte le altre squadre hanno nomi di giocatori di esperienza, giocatori che hanno fatto categorie anche superiori, noi bisogna giocare da Viareggio, cioè con l'aggressività e la corsa. Se perdiamo un po' di queste, una di queste due qualità, siccome di squadre, quando venne fuori il girone mi fece il nome del padre, si va, no, difficilissimo, cioè, ci poteva essere, non lo so, forse neanche il Barletta, la Carrarese, erano tutti sopra di noi, e quindi invece abbiamo visto che ce la possiamo giocare con tutti. Ecco, l'unica che dispiace è aver perso 4 gol, che era dall'anno scorso col Benevento, che non si prendeva più di 2 gol, che si perse 5-1. Sì. Che non... I gol di Lorenzo, poi insomma, sì, anche lì noi si passa un vantaggio. Perché anche domenica, il primo tempo, abbiamo giocato all'inizio non benissimo, però non eravamo in difficoltà. No. Dopo, piano piano, come ha detto Benete, ha cominciato a prendere l'iniziativa loro, e però sono convinto che se si era riusciti con le difficoltà a rimanere sullo 0-0, non avevi l'assillo di rientrare in campo e dover recuperare la partita. Noi quei primi 10 minuti lì proprio eravamo negli spogliatoi, cioè io a rivedere anche i gol sembrava di non c'era marcatura, non c'era i Peverelli che ha rischiato, visto che ha rischiato quella, cioè sembrava una squadra presa per strada e messa lì, e questo non è il Viareggio, cioè l'importante secondo me è giocare sempre con la grinta, e poi sai, i giocatori non è che si inventano, giustamente l'allenatore ha dovuto mischiare un po' le carte al centrocampo, però secondo me con la difesa di inizio campionato siamo più sicuri. Simone, come dicevano sia Maurizio che Gabriele, è vero, Viareggio finché è tonico, finché pressa, fa la sua partita, quando il Viareggio manca un po' da quel punto di vista lì soffriamo immediatamente. Diciamo che la nostra qualità migliore è quando riusciamo a esprimere il nostro gioco ad alta intensità, perché ogni singolo giocatore ha delle qualità importanti che riesce a esprimere, ripeto, al massimo dell'intensità, e finora ho trovato poche squadre che giocano ad alta intensità con la nostra qualità, quindi penso che questo forse non l'abbiamo ancora proprio capito anche noi stessi. Fino in fondo, esatto, e il mister continua a insistere su questo punto perché ha capito che giocando partite come Catanzaro, Carrara, Latina secondo tempo, comunque Pisa, per non parlare di partite di Coppa Italia, sì. Diamo ragione a lui, quindi dobbiamo ancora capire fino in fondo questo concetto che è fondamentale per il nostro per livellare. Gabriele, è vero che Viareggio, perché ancora ce lo diceva anche dopo la partita col Pisa, che secondo lui ancora manca qualcosa a loro, perché sono consapevoli fino al 100% dei mezzi che hanno. Lui ha una mentalità che ha acquisito da esperienza dell'allenatore e dal giocatore. È chiaro che la squadra è giovane, tolti i soliti
tecniche, tecniche che sappiamo. La mentalità è una cosa che si trasmette progressivamente, non puoi schioccare le dita e dire magari inculca la mentalità da vincente, magari la può acquisire, cioè proprio anche il momento della gestione della partita, perché ti ripeto, il Viareggio che avevamo visto anche in altre situazioni, anche in altre trasferte, era stato anche più indipendente. Te sei andato a Perugia e non sei andato con il solito atteggiamento che ti aveva permesso di a Nocera passare in vantaggio. A Gubbio rischiare di andare in vantaggio con un palo, perché se Peverelli la butta dentro, fa 2-1 inizio primo tempo, cambia anche la partita. Poi vabbè, sbagliarono l'ultima mezz'ora, c'era un po' di stanchezza. È stato proprio un Viareggio questo proprio isolato, probabilmente è un caso isolato e bisogna sperare che sia così, perché chiaramente è un campanello d'allarme, fa tutto l'esperienza, sicuramente chiaro il mister alla presa di allenamenti dice ok, prendiamo ad esempio questa partita, non la ripetiamo mai più perché io voglio più intensità, voglio di più. Viareggio ha trovato anche degli automatismi, cioè in casa è una squadra che è votata anche a fare la partita, ad attaccare con tanti giocatori. L'impressione che invece è stata a Perugia è che il centrocampo abbia pensato prima di tutto a non perdere piuttosto che a andare, perché Calamai di supporto alle punte ne ha dato molto poco. Fiale ha giocato non da regista ma anche da difensore avanzato, e quindi tra Esposito e Fiale c'era una quantità di spazio in mare. Tra la difesa del Perugia e la linea di centrocampo lo spazio da sfruttare c'era. Quando Pizzo l'ha attaccato un paio di volte, è già stato pericoloso. Quando Giovinco ci ha insistito, è già provato ad essere pericoloso. È chiaro che però lì è mancato ovviamente proprio l'apporto in generale, mancata un giocatore come Pellegrini, l'assenza è chiaro, perché è un giocatore questo che sa, a differenza di Peverelli, che secondo me nascendo più da terzino sa contenere, quindi nel suo ruolo di esterno difende, Pellegrini ha gamba, sa quando dare il cambio di passo, sa andare sul fondo, infatti per esempio a Cremona fece l'assist per Toga e tante altre volte è stato più partecipe. C'è stata proprio mancanza di assistenza nella fase offensiva. E quindi è chiaro che quegli automatismi che si cavano con Maltese regista, Fiale difensore, Pellegrini esterno, in momenti in cui ti vengono a mancare questi tre cardini, fatichi poi, ripeto, lasci campo ad un Perugia che non è stato nulla di eccezionale se non per questi due o tre giocatori che hanno dimostrato di valere comunque qualcosa di più rispetto alla media. Maurizio, poi dopo 4-0, è chiaro, la partita è finita, però il Viareggio poi ha creato quel, già prima, dal 3-0, dopo quei 10 minuti che era qualcosina fatto, però forse è anche vero che al momento di anche il Perugia aveva un pochino tirato la in barca. Il Perugia aveva già fatto dei finali così, perché col Frosinone... Cioè, sembra che avessero molto paura loro a fondo. Sì, col Benevento, non mi ricordo se era col Frosinone o col Benevento, vincevano 2-0, gli ultimi due minuti, nei miei minuti di recupero hanno pareggiato 2-2. Quindi Frosinone. Quindi vuol dire che magari è una squadra che... cioè con nomi che ha non poteva essere sotto il Viareggio, però ci deve avere dei problemi, cioè non è che, ti ripeto, chi non ha visto la partita 4-1 e va bene così, però ci sono stati parecchi episodi che sono stati per esempio i primi 10 minuti del secondo tempo, perché se, sono sicuro che se si fosse riusciti a rimanere in partita fino all'ultimo magari il gol come è venuto lo potevi trovare. Noi abbiamo avuto quei minuti lì che non, quest'anno non l'ho mai visti a Viareggio, quindi speriamo che sia stata un caso, cioè una giornataccia come magari ricapiteranno, però la cosa positiva è che non, cioè, bisognerebbe preoccuparsi se magari cominciano ad essere altre partite così, però insomma perdere a Perugia ci stava, come è avvenuta no, però ci stava di perdere i punti lì. Dispiaciuto aver perso punti col Pisa, quello sì. Quello sì, sicuramente. Ci fermiamo un attimo, tra poco siamo con voi.
arrivati al momento della nostra rubrica che ci permette di conoscere meglio il tesserato delle Spele Viareggio, nostro ospite. 10 domande, 10 risposte, la rubrica prende il nome dell'ospite. Quindi stasera la rubrica si intitola Tutto Magnaghi. Sei pronto Simone? Vai! Simone Magnaghi, quando e dove nasce? Nasce a Lovere il 12-10-93, che è Lovere, un paesino in provincia di Bergamo, sul lago d'Iseo. Quando inizi a giocare a pallone? A 6 anni, alla scuola calcio, ai tempi del paese in cui vivevo fino a 5 mesi fa, che si chiama Pianico. E ho fatto un anno lì, perché dopo, avendo cambiato la scuola, essendomi trasferito a Lovere, sono andato a giocare lì, dove ho conosciuto altri amici. La tua esperienza nel settore giovanile dell'Atalanta, che poi sappiamo è uno dei più forti in Italia, ma cosa hai servito, cosa è che rimane dentro Simone Magnaghi con l'esperienza? Ho fatto 5 anni nel settore giovanile dell'Atalanta, sono arrivato a 14 anni ai giovanissimi nazionali e ho vinto il torneo di Bastia, Umbra, che è il torneo diciamo più prestigioso che c'è quella categoria lì. Ho vinto il finale con la Juve ai rigori, poi 6 mesi dopo ho vinto lo scudetto contro Furlan, che sta rosicando ancora. Lo dice ancora. Sì, no, non fategli certe domande che potrebbe arrabbiare. Sarebbe proprio. Sì, sì. Poi ho fatto l'anno dopo allievi nazionali con il gruppo più grande, ho vinto il torneo di Arco di Trento, altro, Fiorentina, e sempre rigori. Poi ho fatto l'anno dopo ancora allievi e un anno e mezzo di primavera. Le emozioni che hai provato quando hai indossato la maglia della nazionale, Under 16, Under 17, Under 18 e poi anche i gol segnati per l'Italia, perché segnasti in tutte e tre le categorie. Sì, allora ho fatto la prima convocazione, Under 16, in Belgio, contro il Belgio, e segnai, finì 2-2. Poi ho fatto vari tornei a Parigi, ho fatto il torneo di Natale a Coverciano. Sempre con Under 16? Sempre con Under 16. So che mi ricordo che a Parigi con la Francia giocai contro Pogba. Ah. Che ora è? Che ora sappiamo tutti. 93 anche lui. Sì, e ho giocato anche con Varane che giocherà a Madrid ora, sì. Sempre il 93. Sì, sì. Quindi si vedevano già che erano due molto forti. Poi ho fatto un torneo a Gradisca, un torneo a Kiev, che dopo non sono più andato perché ero impegnato con Atalanta. Questo Under 16. Under 17 ho fatto un torneo in Inghilterra, a Londra, sempre gol alla prima partita con l'Inghilterra e poi con la Turchia la settimana dopo. Poi abbiamo fatto le qualificazioni agli europei, ho fatto una doppietta alla Moldavia. Ho fatto Under 18, ho fatto tutto l'anno con Mister Evani, che è di Forte dei Marmi. Di Forte dei Marmi, sì, di qua della zona. Che sono andato anche a giocare a Forte dei Marmi. Poi ho fatto amichevoli con Inghilterra, Israele, un po' con tante nazionali. Con l'Under 18 ho fatto 3 gol. Sì, sì. E poi ho fatto il ritiro con l'Under 19 per andare agli europei. E lì però mi hai detto che c'è stato un po' di sfortuna. Sì, sono infortunato. Sei infortunato, quindi non hai potuto proprio giocare. Gli ultimi giorni, quando c'era il momento di fare le convocazioni, non ho potuto esserci. Peccato. Il tuo sogno calcisticamente parlando? Ma penso che sia quello di tutti che giocano a calcio, di arrivare a giocare in Serie A o anche qualcosa di più. Qualcosa di nazionale, Coppa Europea. Per quale squadra fa il tifo Simone Magnaghi? Tifoso milanista. Quindi magari col Milan, magari fa la Coppa Campione, non sarebbe male. A tavola Magnaghi per cosa impazzisce? Per la pizza. I tuoi hobby e il tuo divertimento quando non sei impegnato col tuo lavoro del calcio? Ma gioco costantemente alla PlayStation, qualunque gioco ci sia nell'aria, tutti. Ci giochiamo. Hobby non ne ho di particolari, penso che a seconda della situazione in cui ti trovi cerchi di divertirti come meglio credi. Certo, seconda dell'occasione, non so che. Penso che però in cima alla lista ci sia la PlayStation. Ho una passione incredibile per le macchine. Ti piacciono le macchine? Sì. Quella è un'altra grande passione. Una grande passione, sì. La Ferrari. Sì, tanti strani pensieri. Simone, una tua analisi dopo 4 mesi,
4 col campionato, 4 in Coppa Italia, 8 gol totali, che non sono pochi. Come si è trovata a Viareggio? Come è stata questa prima esperienza nel mondo dei grandi? No, diciamo che avevo capito subito che ero finito in una società importante. Sono arrivato agli ultimi giorni del ritiro, quindi diciamo che non ho avuto modo di conoscere tutti i compagni fin da subito, mentre quando sono arrivato qua a Viareggio per continuare la preparazione e recuperare, visto che ero un po' indietro rispetto agli altri e si viveva insieme, ho potuto conoscere tutti meglio e alcuni conoscevo già di vista avendoci giocato nel campionato di primavera, quindi è stato bello perché conoscere persone che come te cercano di crescere, di aprire, quindi mi sono trovato subito bene con tutti, anche con i cosiddetti vecchi, e mi sono integrato subito nel gruppo e piano piano recuperando la condizione fisica e anche quella mentale, i risultati sono arrivati. L'unico che non ti ha salutato era Furlan, sempre per quella finale. Grazie Simone. Come da tradizione, l'undicesima domanda, Gabriele, a Simone, quella che vuoi. Io ne faccio due perché ti sei dimenticato quella dell'idolo. Ah vabbè, si fa dopo, da un'altra parte. Quando te hai fatto il torneo di Viareggio con l'Atalanta, dico, che considerazione c'era all'epoca, quindi, del torneo di Viareggio? Così per curiosità. Ma per qua è un po' dispettata, la gente non ci viene, non senza un po'. Mentre fuori si dice sempre se ne parla un gran bene. Cioè voi, o meglio, per voi che sapevate di poter fare il torneo, che, insomma, che emozioni vi dava, se sapevate che comunque era un torneo che vi poteva dare visibilità? No, penso che torneo di Viareggio innanzitutto, visto al di fuori di Viareggio, è consideratissimo. E soprattutto per delle squadre diciamo piccole come l'Atalanta, visto che una volta era la migliore perché rispetto alle altre società anticipava magari i colpi di mercato, visto che sia allora che adesso non può permettersi un eventuale asta per un ragazzo che magari dopo non diventerà un campione. Un campione. Quindi Atalanta è sempre stata abituata a mettere i ragazzi nelle condizioni migliori per affrontare il torneo di Viareggio, per poi, dopo pochi mesi, trovare una sistemazione per tutti. Quando sono venuto a fare il torneo di Viareggio, eravamo consapevoli della nostra forza e eravamo consapevoli che si poteva fare bene e arrivare fino in fondo. Penso che sia stato per me un torneo dove una vetrina importante, perché ho giocato anche a Viareggio per uno stadio, no? Sì, sbaglio, la semifinale, che è stato un bel furto da parte dell'Inter, però vabbè, dopo avevo delle visualità importanti e sono andato in finale, però penso che prima di quella partita lì ci siamo messi in mostra tutti. Io ho fatto dei gol, Gatto che gioca a Pisa, Suager che gioca a Pisa, Delei De Molina che vedo domenica con tanto piacere. Penso che c'è gente che è andata a giocare in Serie B, gente che poteva esordire ma per questioni che non si sa non è potuto esordire. Quindi penso che tutti si sono messi in mostra, hanno trovato squadre importanti e molti. Però secondo me è una bella squadra questa. Sì, sicuramente. Era una bella squadra. Che è arrivata in fondo a tutte e tre le competizioni, campionato Coppa Italia, torneo di Viareggio, ma un po' per sfortuna, un po' per demeriti, non è riuscito a vincere nulla. È mancato proprio l'ultimo passettino. Perché c'è gente che ha esordito in Serie A. C'è gente che comunque si è fatta vedere da squadre importanti e è stato un peccato perché no, quando mi dicevi anche prima, giocatori che abbiamo già visti anche chi è del capo quest'anno, categoria, stanno facendo comunque bene. No. C'è Minotti che gioca a Lanciano, che ha fatto tutto l'anno con la prima squadra e penso che se ne parli un gran bene, ma c'è Baselli a Cittadella, ci sono tanti giocatori in gamba, sì. Come diceva prima Gabriele, ringrazio i tuoi idoli calcisticamente parlando, quali sono? In camera ho posto di Ibrahimovic, penso che sia l'attaccante più forte negli ultimi 10 anni. Che ci sia stato? Sì, secondo me. Stasera facciamo anche andiamo oltre. Maurizio, una domanda anche a te, a Simone, quella che vuoi. Ma domande
Io spero che si trovi bene qui, domande, sai, che sia un bel trampolino per lui, perché se lo merita, e è un ragazzo che vedo che quando non gioca soffre, e quindi spero che faccia bene a Viareggio, faccia bene alla squadra, che così porti fortuna a lui. Sentito? Ti voglio bene qua, eh? È il momento della firma della maglia, la seconda maglia dell'Hesperia Viareggio, la maglia che viene usata nelle trasferte, escluso Perugia, dove abbiamo giocato in bianco-nero, con il nostro Burlamacco e Toriandoli. Torniamo a Spesami, che stava... O in blu in Coppa, visto che... Anche nel blu, che andava meglio. Andava bene anche lui. Sì. Blu solo questa qua, me la trasferta col blu, e invece bianco-nero solo in casa. Anche perché fa la firma col blu qui, insomma. No, tanto male, tanto male. La firma di Simone Magnani, dove vuoi, Simo? Te la teniamo. Vai. Sopra il Burlamacco, vedi che è diventato via Regino? Sei già adattato, no? Facciamo fare il Burlamacco quando c'è la domenica di sosta del carnevale. No? Sì, facciamo fare una domenica di sosta. Mettiamo al corso, tanto il fisico ce l'ha anche. Poi visto, lo sa, no? Lo ben vestito che è, lo sa. Lo sai come sei un Burlamacco? All'inizio mi hanno spiegato, sì. Il carnevale però non l'hai mai visto ancora, l'anno scorso. Ho visto qualcosa attorno a Viareggio. Ma li mettiamo un di là accanto, li mettiamo così. Così dopo la domenica non ci segna, siamo rovinati, no? Lo distraiamo subito. No, buon per Magnani. No, lui è umile, ci piace perché è umile. Sì. È un po' come Zaza, nel senso, pare che c'ha la cresta così, un po' come... No. Perché non ce l'aveva l'anno scorso, Tizio, da quest'anno che c'è la cresta. Ce l'avevo in primavera, diversa da questa, poi i tagli si cambiano, la moda passa. E è trovata... Che brutto trovata... Sta andando anche bene. No, però piace perché è umile, ragazzi. Sì, un po' come era Zaza, cioè, perché sanno il corrono che sono forti, anche perché se no non giocherebbero, non farebbero così. Però non si montano la testa, a differenza di altri attaccanti che si sono visti a Viareggio, che invece hanno fatto un po' i fenomeni, e poi visto magari hanno fatto una fine, anziché andare in Serie B, sono finiti altrove. Sì, un po' diversa alla fine, vai. Un po' diversa. Forse giocare a Gallena è un po' diverso che giocare sì, a Assi. Sì, è diverso, parecchio diverso. Adesso è il momento delle nostre interviste, che come sapete il martedì e il giovedì vengono fatte o ai giocatori o ai dirigenti o allo staff tecnico per seguire la settimana bianconera. Quelle che abbiamo fatto martedì sono un po' particolari, le vedrete, poi dopo ne parliamo. Yeah.
pronti? Via! No, finito, tutti a casa! Vai. Per Espera di Reggio Channel, martedì 11 dicembre 2012, insieme a noi Raffaele Carnevale. Ciao a tutti. Oggi giornata di sole e giornata di foto ufficiale all'Espera di Reggio. Oggi finalmente, grazie alla mia affidata macchina, ce l'abbiamo fatta a realizzare la foto ufficiale dell'Espera di Reggio. Raffaele, un'altra cosa importante, oggi è martedì e da oggi è in vendita un prodotto, secondo me, eccezionale che abbiamo presentato 2 settimane insieme in trasmissione da me. Oggi finalmente è vendita il calendario dell'Esperia 2012-2013, scusate, che è stato realizzato nei mesi scorsi. Il calendario è carino, è simpatico, coinvolge la città e quindi no, veramente, compratelo, richiedetelo, lo potete trovare presso l'ufficio stampa dell'Esperia Viareggio perché merita. Ricordiamo il costo, 5 euro, ma merita. Il calendario deve entrare in tutte le case degli sportivi e non di Viareggio. Grazie Raffaele. Grazie a voi e alla prossima. Come avete visto, abbiamo approfittato del giorno della foto ufficiale dell'Esperia Viareggio della squadra per la stagione 2012-2013 per realizzare questo video, un mezzo backstage, dove abbiamo intervistato Raffaele Carnevale, il fotografo ufficiale dell'Esperia Viareggio, per un motivo, perché da martedì scorso sono in vendita presso la sede della società bianconera il calendario 2013 dell'Esperia Viareggio, realizzati, come detto, dal fotografo ufficiale del sodalizio bianconero Raffaele Carnevale, e dagli splendidi ragazzi dei Viareggio sono messi subito a disposizione, hanno partecipato con grande entusiasmo a questa iniziativa. Vi ricordo che il costo è di soli 5 euro di questo calendario che deve per forza entrare nelle case di Viareggini, potete acquistarlo presso la sede dell'Esperia. Per questo ringraziamo anche Paolo Matteucci e Elena Francesconi per il grande lavoro che fanno per il Viareggio. Passiamo alla Coppa Italia della scorsa settimana, un risultato fantastico dei bianconeri. Vi ricordo subito i risultati: il Viareggio era nel girone A, Trizium Cremonese 0-2, Esperia Viareggio Trizium 1-1, Cremonese Esperia Viareggio 2-3, i gol al 38esimo Magnani, al 57esimo Magnani, senti? 61esimo Bonvissuto a corsa distanza per la Cremonese, poi Trocar trova il terzo gol bianconero al 75esimo e Cremonesi al 85esimo a corsa di distanze. La classifica è Esperia Viareggio 4, Cremonese 3, Trizium 1. Il Viareggio passa il turno ed entra in semifinale. Nel girone B è passato il Pisa, nel girone C è passato il Lecce, manca ancora una partita del girone D, Latina Benevento, vedremo chi passerà. Simone, 2 gol, ma tanta soddisfazione perché il Viareggio mai nella storia a livello professionistico era andata così avanti. Semifinali di Coppa Italia e Lega Pro. Tanta roba. Sì, sì, diciamo che mercoledì abbiamo fatto una cosa importante, però non ci montiamo la testa perché ormai arrivati a questo punto non ci si accontenta. O si arriva primi, se no tutto quello che abbiamo fatto non è valso per niente. E poi il mister ha detto subito: a questo punto bisogna vincere, se vogliamo entrare nella storia. Se vogliamo entrare nella storia, dice sempre che ci si ricorda di uno, non di due. È vero. Quindi, arrivati a questo punto, bisogna assolutamente provarci. Gabriele, dicevi della maglia blu, quel giorno avevamo la maglia blu, una grande vittoria davvero. È stata una vittoria sicuramente che per l'atteggiamento è stata direttamente opposta, no? La partita rispetto a Perugia, anche perché comunque la Cremonese partiva da un vantaggio di giocare in casa, di avere 2 risultati su 3, è invece scesa in campo decisamente molle, sia di gambe che di testa. Il Viareggio, pur con una formazione rimaneggiata rispetto al campionato, è entrato in campo con il piglio giusto, ha sicuramente interpretato bene la partita e la situazione, ha sfruttato bene le occasioni che si era creato, a differenza di altre situazioni, nonostante avesse subito gol, comunque era riuscita sempre a controllare, aveva segnato nuovamente un altro gol, poi c'è stato insomma l'assalto finale della Cremonese, che ci può stare Cremonese l'arma bianca, però è un Viareggio che ha dimostrato, soprattutto fuori casa, di essere intraprendente in Coppa, perché Reggio Emilia e Lienghi, il Viareggio giocò discretamente bene e vinse meritamente. Vince a Sant'Arcangelo, e praticamente in casa ci ha giocato soltanto le 2 partite, una con il Gavorrano che poi quella persa, che poi vinta a Tavolino, e quella partita brutta
Latizio, insomma, rimaniamo sul brutta col 90esimo il gol della Latizio, ma comunque insomma anche lì sarebbe cambiato poco vincere 1-0, tanto serviva una vittoria più larga, però la Reggio che in trasferta ha dimostrato di esserci. Ora c'è questa Coppa Italia a sorteggio libero, cioè non è che perché il Pisa è vicino allora come chiedere, no, puoi prendere poi per andare anche a Lecce, insomma, soddisfazione sempre per tornare nel discorso andare a Galleano fino a qualche anno fa, insomma, puoi andare a via domenica alle Arcuri e magari a marzo puoi andare a via del Mare a Lecce, anche se Lecce comincia a non passarsi a benissimo, però insomma, e il Lecce pareggiò a Torino, se si ricordi, e quest'anno va, dice, può andare a giocare, o anche in finale, chi lo sa, o con lo stesso Pisa che sarebbe comunque a semifinale di prestigio, però insomma, il prestigio lascia agli altri, se poi ti prendi la colpa. Maurizio, eri anche a Cremona, ci fu il debutto, fra le altre cose, di Anedda, la prima partita di debutto dentro Pogli, davvero un bel viaggio, ci eravamo anche sentiti quel pomeriggio, eravamo contenti, sì. Tanto entusiasmo. No, perché ha giocato da Viareggio, nel senso, quando Viareggio non deve fare calcoli, forse noi si è fatto troppi calcoli a Perugia, là dovevi andare là e vincere, come è successo a Reggio, dovevi andare là e vincere. Sant'Arcangelo è una partita secca, quindi anche lì, e quando non si fa calcolo, noi eppure anche lì mancavano a centrocampo, io parlo di centrocampo, perché secondo me le punte si riescono a integrare abbastanza bene quando, anche se vengono un po' cambiate, fra lui, De Vena e Giovinco, e lui ha ritrovato il gol. Io nel mio piccolo, essendo attaccato, quando cominciavi a non segnare ti subentra quelle fisse, che magari quelle paure, e invece gli ha fatto bene, che poi aveva già preso una bella traversa su punizione. Che trema ancora, che credevo fosse entrata dentro, io anche l'immagine è sembrato, vedendo su internet, è sembrato perché era, giochiamo con meno, quando si gioca con meno tattiche e giochiamo come sappiamo fare, possiamo mettere paura a chiunque, e quando invece si comincia, come è successo poi a Gubbio, a Nocera il secondo tempo, e cominciamo a giocare con delle tatticismi, noi purtroppo non è che non siamo bravi, non abbiamo l'esperienza per giocare in certe maniere, quindi bisogna giocare, e la Coppa Italia è così, la va la spacca, e quindi viene fuori il meglio del Viareggio. Poi Viareggio che in Coppa Italia, per la statistica, visto che poi una partita si è vittato mio, ma non ha mai perso ancora. Vittorio Parigi. Sì. Sotto tempo del 2-0 fu tirato il primo gol di Magnaghi, insomma, primo tempo continuo con l'espulsione anche di Pellegrini in 10, comunque contro un potere che ora comunque la squadra sta lottando per la squadra comunque Reggi, nonostante fosse in 10 uomini, aveva cominciato, poi è chiaro, c'era una situazione completamente diversa, il campionato doveva sempre cominciare, però piano piano poi la squadra si è trovata e ha capito che non doveva snobbare l'impegno, anche perché qua comunque si parla di una cosa che numericamente è buona, cioè comunque anche a livello di numero la panchina è profonda, non è che ti ritrovi come altri anni dove te hai 11 titolari, è proprio un disastro, è uno sforzo, è un corso uguale all'inizio, è un disastro. In Coppa, sì, in campionato giocano Carnesani, iniziale e Sorbo, in Coppa giocano Trocca, Thomas e Conson, gioca Furlan in porta, a centrocampo c'è spazio per Sandrini, Giolivini, ora Ned in Coppa, magari per De Vena se gioca anche in campionato o viceversa, c'è il cambio sugli esterni, comunque insomma è una squadra anche di la morte stesso, nel senso, cioè è una squadra che comunque ha dimostrato che anche in Coppa, con quei giocatori che hanno meno minutaggio in campionato, danno comunque un apporto importante, sicuramente il merito della semifinale è anche di loro, è anche di Papalelli stesso, a cui poi è stata dedicata, no, la vittoria a Cremona, perché il ragazzo che aveva segnato anche in gol in Coppa, no, senza il calcio, giocava a Cremona, l'hanno massacrato, diciamo che nei primi 25 minuti è stato il migliore in campo del Viareggio, lo aveva detto anche il mister, infatti aveva dedicato la vittoria, poi si è fatto male, insomma, comunque una di gare, tornato tant'è. Noi invece ce l'avevamo visti in intervista la settimana prima, che te avevo detto io, che non ci si scorda di essere bomber, infatti dopo è stata una doppietta. È stata una intervista che ha portato tutto. Insieme alla scommessa. Non si è dato un po' di tempo. Insieme alle scommesse. È sempre scommesse. Poi c'erano anche i genitori. C'era mamma e papà e i miei cuginetti. Hanno fatto una sorpresa perché mamma e papà sapevano che venivano, mentre i cuginetti. È
bella soddisfazione quando cominci a giocare con... sei lontano da casa che ritorni. Eh sì, che ti avvicini un po' a casa, che c'è anche la famiglia. Poi una partita così che insomma hai anche segnato due gol e tanto. Anche perché questo è un giocatore che non lo aiuta in quel senso, perché no. Se il capitale nel girone nord, per dire andare no, a Pavia in tutte le trasferte in Brasile, sì, anche Mona, tutte le tre Mona, chi c'è? A Como, Lumezzane, Pavia. Nel senso, per Alpi Salò anche le Emiliane comunque sono vicine, capito? Se andavi a Reggio, a Carpi, insomma, più vicina che andare a Carpi. Ma sono tifosi di Reggio anche loro, ora sono un po' tifosi anche loro. Sono naturalizzati. Ci fermiamo ancora per un attimo e torniamo con voi. Clicca domusbet.it, il nuovo portale delle scommesse online, per giocare ovunque. Attiva subito la Domus Card con 10 euro di ricarica, 10 euro in omaggio. Domusbet.it, giocare facile come un click. Gioca responsabilmente, il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Power Crystal! Delizioso gelato al cacao con una colosa salsa al gusto di fragola. Che succede? Forte, sono Max! Il potere dei cristalli sarà mio! Shadow Master! Power Crystal! Yeah! È arrivato l'album delle figurine di Max. Puoi trovarlo nei bar e nei principali ipermercati. E se acquisti Power Crystal al bar, ricevi subito in regalo le figurine di Max. Max Power Crystal, da Algida. Siamo tornati in studio ed è il momento di Amarcord Bianconero. Come sapete, da qualche settimana andiamo a rivivere insieme a voi, insieme ai nostri ospiti, le partite che sono entrate a far parte della storia dei bianconeri, del Viareggio. Questa volta abbiamo scelto una partita che non è poi così antica, abbastanza, un ricordo abbastanza recente, ma comunque è entrato nella storia. Era il 27 aprile del 2007 e al centro del campo il presidente Dinelli, insieme a Andrea Gazzoli e a tutti gli altri dirigenti, festeggiavano la C2. Il Viareggio tornava nei professionisti. Vediamo la partita Viareggio-Aglianese 2-1 e torniamo in studio. Il Viareggio distrutto da due fallimenti indecorosi che gli sono stati rifilati dalle società dei rispettivi anni, come un'Araba Fenice sta risorgendo e dopo una cavalcata lo scorso anno in eccellenza ed una Coppa Italia nazionale vinta, oggi al match ball per chiudere i conti con questo campionato e salire di nuovo nel calcio che conta, nel professionismo che è poi un diritto per questa realtà straordinaria. Palla verso Frati, di testa anticipa Moscardini, ora Capecchi, lancia Rovella, posizione buona, attenzione a Rovella, si incarta un pochino fra tre uomini, ancora Rovella, prova il tiro ribattuto, poi Barzotti, ora Capecchi dentro, Carpita saltato, porta vuota, prova il tiro Frati, Carpita smanaccia e la palla in gol. Gol dell'Aglianese. Al 23esimo del primo tempo si alzano i 23 tifosi e mezzo dell'Aglianese per esultare su questo gol. Il gol segnato, vediamo da chi è. Credo da Genova, anzi no, da Frati. Da Frati, il morso del giocatore montecatinese. Il Viareggio sente lo stress e il caldo. Bisogna alzare i ritmi. Lancio per Fusi, gran palla nello spazio. Va Michele Fusi, mette in mezzo, messo giù Bonuccelli. Questo è rigore, e tiro, e c'è il gol. E l'arbitro non ha dato il vantaggio. È incredibile. Ha fischiato rigore ma non ha dato il vantaggio. Ha fatto gol il Viareggio e non ha dato il vantaggio. Espulso il giocatore dell'Aglianese. Ma deve dare il vantaggio qua. Era gol di Fumarolo. Tutti in piedi. Parte il fischio dell'arbitro. La rincorsa di Bonuccelli, lenta. Tiro gol, palo. E para il portiere, sembrava gol. E qua l'arbitro inciso sulla partita. Ha sbagliato Bonuccelli, ma era gol di Fumarolo. Recolani alla battuta della punizione. Parte il fischio. È inutile chiedere barriera a Recolani. Andiamo al cross, palla in area, Mucca, deviazione, go! Alberto Francesconi, è lui il santo protettore di Viareggio, è Sant'Alberto Francesconi. Simone, aiutami. Sì, beh, Francesconi ha risolto un sacco di volte, ha tolto le castagne dal fuoco per il Viareggio. Era già un po' che non lo faceva, mi fa molto piacere che lo abbia fatto oggi. È il santo protettore di Viareggio, è lui, Sant'Alberto Francesconi da Lucca.
anche oggi è stato lui a metterci lo zampino d'oro e ha insaccato alla destra di Ricciardi, 1-1. Il Viareggio continua a giocare palla bassa con Barzotti, si fa vedere Francesconi, lancio invece per Bonuccelli, di testa la spolta, giunta, il tiro, e go! Ecco, stiamo arrivando, è lui, Marco Giunta, le Hawaii sono pronte, le Hawaii per Marco Giunta, non ce la faccio più, Simone. No, Marco Giunta è stato bravissimo, è stato un gol fondamentale, un giocatore che quest'anno è stato fondamentale in questi gol che ogni tanto ha trovato, che sono sempre stati decisivi. Mi raccomando, riprenditi, che mi sembri molto provato. Grande Alfredo, e siamo C2, è nostra la C2, siamo in C2, dopo 5 anni torniamo dove conta qualcosa, nel nostro calcio. Grazie ragazzi per questa grande promozione, grazie alla squadra, grazie alla società, grazie a questo straordinario pubblico. Siamo tornati in C2, è il giusto coronamento di una cavalcata trionfale. Siamo contentissimi per questa gente che in questi anni ha sofferto le pene dell'inferno. Siamo contenti per chi c'era a Guastice, per chi c'era a Pontegola, per chi c'era a Galleno, per chi ha sempre creduto in questi colori. Oggi è per voi questa vittoria, oltre che per questa squadra e per questa società. Siamo tornati in studio, purtroppo Simone non c'era, quindi ci influenzare poco in quella storia. Maurizio, dopo davvero qualche anno, si trovano i professionisti con l'Esperia Viareggio, una società seria, perché poi da lì è nato tutto, anzi l'ha chiamato l'anno prima. Eccellenza. Che ricordi c'è di quella giornata? Mi ricordo lo stadio pieno, pieno, insomma, com'era. Si parla dai 2005 ai 4.000, che infatti io non sono più riuscito a capire come mai, perché per la nostra città, la nostra società, insomma, come fa la Serie A noi questa qui, perché trovi squadre come Perugia che hanno fatto la Serie A ma non in tempi lontanissimi, Avellino, Benevento, aveva giocato col Foggia l'anno scorso, Taranto. Però non sono più riusciti a Pisa, però non lo so, Pisa, però non so come mai, a parte il problema generale vedo in tutta Italia, però avrei una cosa che è mancato sicuramente gli ultras quando si sono sfatti, erano quelli che portavano tanta gente, coinvolgeva, però sì, mi ricordo una bella giornata anche lì, sempre col classico Cuoricino che so da quando è nato il Viareggio, penso. Sempre stato così. Perché infatti, ricordo che si è andato svantaggio. Segnò Frati al 23esimo, portò un vantaggio all'Aglianese, poi sbagliò un rigore Bonuccelli. Quello del rigore non lo ricordavo. Poi c'era Francesconi giunta a 2 minuti dalla fine, trovò il gol della vittoria. Sì, come per esempio anche quella col tutto cuore che avete già fatto vedere. Grazie anche a lì, tutto grazie a lui. Sì, è uguale, santo svantaggio, poi dopo anche sono i più alto col tempo, i gol di Doria, sì, grazie della fine. Sempre da soffrire, col Viareggio c'è da soffrire. Ricordi quella giornata? Bella, sono quelle giornate che ti fanno venire nostalgia, cioè paradossalmente pensare che la mentalità così ottusa del Viareggino è preferisco stare in Serie D, vincere un campionato così non ho obblighi di tessera, piuttosto che venire in C1 dove mi tesserare. Boh, io ho una mia idea, sono assolutamente contro gli occasionali, nel senso che a questo punto vengono 700 persone allo stadio, meglio pochi ma buoni, l'ho detto stesso anche il mister, però è un peccato, perché comunque questa squadra qua, al di là comunque dei giocatori, anche per il nome e il prestigio che si porta dietro, si merita senz'altro un palcoscenico diverso che non anche io, cioè siamo tutti contenti perché è meno tanta gente con il Pisa allo stadio, ma te hai regalato la gradinata ai tifosi del Pisa, è vero. Che te devi... Ma non legato perché ci sia. No, perché comunque. Non sei stato capace in una situazione del genere dove questa squadra gioca bene e diverte, dove cioè è il quarto anno di Serie A tua, perché tanto qua non puoi andare in Serie B. No. Bisogna anche fare i conti con una realtà che è ben diversa. E te sei stato contento perché giustamente hai fatto incasso e perché hai visto un colpo d'occhio che ti hanno regalato i tifosi del Pisa, che sono in motorino. Ascoltando anche la squadra. Te invece ti devi accontentare che volete sempre il club che va con 30-40 a Perugia e il solito gruppo di 600-700 persone. Gli ultras danno la colpa al discorso della tessera, e magari può essere anche giusto o no, però intanto su Facebook sono tutti bravi a parlare del Viareggio perché comunque gioca bene, tutti allo stadio,
E intanto però con l'Avellino il numero era sempre il solito. Con il Pisa sì, perché deve. Domenica, quanta gente viene allo stadio? Speriamo. Non si vive di ricordi, è troppo facile. Sì. È troppo facile. Quell'anno si vinse Capato con 75 punti. Il Viareggio perse solo 3 partite, vinse 22-9 pareggi. Il Viareggio che fece il maggior numero di vittorie interne 12, maggior numero di vittorie esterne 10, meno sconfitte interne 0, meno sconfitte esterne più gol realizzati in casa e in generale, una squadra fortissima. C'erano Barzotti che fece 26 presenze e 2 gol, Brunelli 34 presenze e 15 gol, Briglia, Carpita, Carlevaro, Di Mauro, Ferzini, Fiale, c'era già il capitano, Francesconi, Fruzza, Fumarolo, Fusi. Una bella attaccante anche Fumarolo, segnò 5 gol che danno lì. Giunta, Guglielmini, Massoni, che poi come sappiamo è arrivato in alto, Ramacciotti, Reccolani, Stobbia, davvero una bella stagione. Per esempio Massoni, ora si cambia parlando delle fortune o meno, andando a Sassuolo forse ci ha rimesso, rimaneva a Lanciano, l'avrebbe tenuto, invece il Sassuolo l'ha voluto tenere, però per esempio ha poche possibilità di sì, all'inizio però per dire, delle volte le fortune te le crei, o anche Martella che non, la Perugia che non è che si trovi benissimo, secondo me se rimane a Viareggio ha più possibilità. Ha giocato di Pavoletti, ha avuto la possibilità di giocare, è partito bene. È partito benissimo. A volte le fortune sono anche casi, no? Sì. Se i giocatori che si meriterebbero giocare in categorie superiori magari sono Lega Pro e c'è altri che magari che non se le meriterebbero e sono su. È il calcio, è la vita, perché è così in tutto. Ci fermiamo ancora un attimo e torniamo sul tuo mondo. Gli opposti si attraggono. Un delizioso gelato al cioccolato fondente si unisce ad un cremoso gelato al gusto mandorla. Prova il nuovo cornetto Devils and Angels. Siamo tornati in studio, passiamo al prossimo turno, le partite della 14ª giornata d'andata, domenica prossima a 14:30. Avellino Catanzaro, Benevento, Pisa, Carrarese, Nocerina, Gubbio, Andria, Paganese, Latina, si gioca alle 18 per motivi televisivi, Prato, Perugia, Sorrento, Frosinone e Esperia, Viareggio, Barletta. Simone, ci vogliono i 3 punti a tutti i costi. Sì, diciamo che c'è più di un motivo per cui bisogna tornare alla vittoria, quindi penso che sia scontato che bisogna vincere, però penso che la vittoria deriva dal fatto che hai fatto un'ottima prestazione, come hai fatto vedere prima, quindi penso che per il momento bisogna lavorare sereni, concentrarsi in casa nostra, perché noi di quello che succede in casa degli altri non ci deve interessare, perché non serve assolutamente nulla. Penso che, come qualcuno dice all'interno dello spogliatoio, è meglio che noi arriviamo pronti che gli altri, che pensare a come affrontare gli altri, perché alla fine quando facciamo bene le nostre cose è sotto gli occhi di tutti quello che si riesce a fare, quindi se invece non sei pronto fai di figuracce. Un Barletta Gabriele che sta soffrendo, 7 punti, una sola vittoria, una squadra abbastanza giovane come la nostra, non la difesa ma il centrocampo davanti è giovane. È una squadra da aggredire da subito, proprio da fargli capire che cioè viene il Viareggio e devi patire l'inferno, cioè c'è una vecchia sessione, no, benvenuti all'inferno. L'atteggiamento deve essere quello più o meno, perché è chiaro che se il Viareggio gioca bene, e per gioca bene intendo ritmi alti, quindi poi le giocate vengono di conseguenza, può arrivare a vincere. Si è visto con l'Andria, la squadra ha giocato meno bene, parte con un po' di stanchezza forse, ha trovato la vittoria poi in fondo. Ma il recupero dei Lady dalla squalifica, la situazione societaria non è delle migliori, però dal DS Pavone è confermato, anche Stringara lo è, però è conferma a tempo, cioè probabilmente se domenica perde il Barletta salta al banco, però insomma poi mozzo tua vita mea, no? Si dice ma sicuramente. Di base è chiaro che te ti puoi preoccupare di tutto quello che vuoi col Barletta, vinto 2-0 con la Carrarese, poi si è fatto il Real, però insomma se cominci a farti complessi su tutto quello che
può darti di noia del Barletta, non fa vita, cioè, per carità, con tutto rispetto. Però se viene più giochi in casa, recuperi Maltese e Pellegrini, hai comunque sulla coscienza una brutta prova, quella contro il Perugia. Ecco, forse l'unico motivo di preoccupazione è proprio a partire di Perugia stessa, perché è una prestazione talmente brutta che ti obbliga a riscattarti. Per dire, prestazione in dubbio di Nocera era un discreto che comunque sapevi che le potevi mettere in conto, riparti. Hai un'onta brutta da cancellare, ma non per la prestazione quanto per i punti che ti mancano. Te devi tornare a vincere assolutamente, perché in campionato sulle ultime sette la Reggio ha vinta una sola. Che ci vogliono di... Cioè, se uno fa con un conto, anche prima vai a Frosinone, poi te ne aspetta. Non è che devi vincere, punto. Come? Giocando bene hai più possibilità di vincere. Giocando meno bene magari fai un episodio e vinci. Speriamo che se ti danno un altro rigore magari lo realizzi, visto che sei 0 su 2 per ora. Sì, sì. Prima di bene e poi calma, per quanto con accorgi che sia stato bravo a Perugia. Maurizio, bisogna arrivare a 20 per forza, sì. Domenica. Anche se c'è un po' già un punto, sì, cioè anche Piazza sono a 2 punti ora, no? Perché Catanzaro ha vinto di domenica. Sì, no, è un girone complicatissimo. Perché nel giro di pochi punti si va dalla zona playoff alla zona playout. E sì, devi vincere, anche se non ce n'è partite facili in questo girone, però devi imporre, se giochi come hai giocato con le altre partite in casa, penso che non ci siano problemi. Sai, loro vengono da una settimana, sicuramente c'è stata la dimissione del DS, poi ora non sapevo se l'avevano respinta o meno. E, insomma, c'è un po' di verano qui a dar battaglia, non bisogna essere pronti a farla. Poi vi abbiamo l'arbitro che ha già l'arbitro Catanzaro, quello della terna di quel rigore assurdo, quello di Fiale su Fioretti, no? Dove è un fallo di mischia nel basket, come uno chiama il fallo di mischia. Sì, non si è mai capito, non si è mai capito con quale criterio sia stato dato quel calcio di rigore. Ok, dai, bisogna vincere a tutti i costi domenica. Siamo al momento del concorso Disegna la maglia bianconera. È concorso organizzato dalle Spede Viareggio in collaborazione con la Royal Trophy e la Carisbi Cassa Risparmio San Miniato, che ha fatto questo concorso Disegna le maglie delle Spede Viareggio per la stagione 2013-2014. Possono partecipare tutti, saranno ammessi a partecipare al concorso tutti gli elaborati che arriveranno entro il 31 dicembre 2012. Poi la comunicazione di vincitori verrà fatta dopo il 6 gennaio sul sito www.esperiaviareggio.it. Il disegno dovrà prevedere le seguenti caratteristiche fondamentali: lo spazio per gli sponsor principali ed eventuale secondo sponsor sul fronte, lo spazio per i patch Lega Pro e Viareggio Ricorda sulle maniche, lo spazio per i numeri retro, ed in particolare la prima maglia dovrà essere per forza dei colori sociali bianco-neri, la seconda maglia dovrà essere rappresentativa della città di Viareggio con lo scopo di veicolare l'immagine e la promozione a livello nazionale. Dovrà inoltre essere richiamata l'immagine del canale di Viareggio al fine di continuare questo rapporto di reciproca collaborazione tra l'Espedia e la Fondazione Carnevale. Gli elaborati potranno essere inviati via posta all'Espedia Viareggio SL Casella Postale 266 Viareggio 55049 Lucca o via email a stampa@espediaviareggio.it. L'elaborato deve essere accompagnato dal modulo che potete scaricare sul sito del Viareggio. Poi la commissione e i criteri di valutazione. La commissione sarà composta da Stefano Dinelli, che ha creduto tanto in questo progetto, e che insieme ad altri 4 membri, che sono il presidente del Viareggio Club Angelo Francesconi, il presidente dell'associazione Amici del Viareggio, lo stilista Massimo De Vecchi e un rappresentante tecnico della Royal. La commissione valuterà gli elaborati con i seguenti criteri: tecnica usata, armoniosità della composizione, creatività. Maurizio, davvero una bella iniziativa questa che deve giocare, sì, la maglia del prossimo anno. Sì, è un modo per coinvolgere un po' la città che sta dormiente, che dà il modo un po' di vedere se riesce ad avvicinare un po' questo nucleo cittadino a questa squadra, che vedo nelle altre città ci sono delle ogni partita premiano magari qualcuno, viene dato l'attestato di tifoso a dei bimbi, come è successo a Nocera. Sono quelle cose che a Gubbio hanno premiato. A Gubbio hanno premiato me, comunque. Sono quelle cose che un po' fanno, coinvolgono la città, capito? Siccome a Viareggio siamo un po', si vive come nei ricordi, come si è detto, no? Sì, allora sì.
Ebbene, no, però Gabri che prova comunque a coinvolgere questa città. Sicuramente non è per la società che sta facendo anche troppo, perché alla fine comunque si sforza, nonostante anche già le difficoltà di comunque di veicolare tutta la sua immagine, di coinvolgere la città, ma tanto è inutile mettere la cravatta al porco, sempre porco rimane, no? Se dice, cioè, detto è quello, se tanto non la smuovi questa città, e per carità, il calcio è sempre l'ultimo dei problemi di stagione. Ma questo qui non lo fai solo a Viareggio, lo fai in tutta Italia. Ora, possibile che tutte le altre parti comunque la città è vicina alla squadra e qui invece ci devono sempre essere i soliti? Perché magari arriveranno tante proposte, no? Ma saranno probabilmente sempre dei soliti che stanno dietro al Viareggio. La speranza è che ci sia qualcuno di nuovo. No, speriamo che vada così. C'è la vittoria della Macedonia, che c'è tanti elaborati che stanno arrivando, quindi quello ci fa piacere. Quello che il messaggio sta passando. Specialmente più giovani, perché è importante quello, perché bisogna ricreare poi uno zoppo duro che non c'era più. Siamo al momento di ringraziare e elencare i nostri sponsor, siamo vicini anche alla conclusione di questa ottava puntata. Main sponsor domusbet.it, Dinelli Costruzioni e G.E Costruzioni, lo sponsor tecnico La Royal, gli sponsor istituzionali Carismi, Casa del Parma Salminato, Agida, Emerente, Biagine SL, BM, Comen, Entrompiante GF, Gianneschi, Il Vagio, Vetrino Marco Polo e Giorgetti, fornitori ufficiali Acqua Fonte Viva, Raffaele Carnevale per le foto e Montaresi Auto Meleggi, Patria Commerciali, Hotel Edene e Ristorante Maurea. È il momento di ringraziare i nostri ospiti, ringrazio davvero di cuore Simone Bomber Magnani di essere stato con noi. Grazie mille. Il segno è sempre lui, no? Come dico. Eh sì. Poi il grandissimo Gabriele Noli. Grazie dell'invito, alla prossima. E grazie di cuore a Maurizio, poi ci vediamo domenica per la partita in tribuna, il nostro commentatore tecnico. Grazie Alessandro Buongiorno, da Daniele Maffei è tutto, appuntamento a giovedì prossimo e comunque ricordate, ovunque voi siate, fino alla fine, forza, Viareggio!